Primo ospite che avremo tra una trentina di minuti, Daniele Scalea, presidente del Centro Culturale Machiavelli. Poi, se vi ricordate, l'avevamo anche intervistato perché lui aveva scritto il libro Le ragioni dei sovranisti. Dunque, guardando i pro e i contro, per esempio, della strategia di soppressione. Viene così definita la strategia che prevede il distanziamento sociale e la chiusura. Il pro è il dimezzamento dei contagi, il contro è invece il procrastinarsi delle soluzioni. L'immunità di gregge viene raggiunta più tardi, bisogna aspettare il vaccino. Poi ci sono i rischi economici, che sono per l'Italia enormi, quelli di retrocedere nel secondo mondo. E poi c'è anche, bisogna parlare anche di quello, fermo restando che in questo momento l'emergenza è stare a casa per non intasare gli ospedali. Il vero problema in questo momento, parlo a ragion veduta, è quello. È giusto, continuiamo a parlare del coronavirus, ci mancherebbe, parleremo anche appunto di un rischio politico, perché il modello Cina che adesso tutti indicano non è il modello della democrazia. E bisognerà vedere anche le soluzioni per questi problemi. Per esempio, la soppressione, il regime di soppressione può essere, diciamo, disinnescato con l'autoregolamentazione. Perché ci sarà un problema quando ci illuderemo che tutto sia finito, cioè che torneremo ad avere abitudini a rischio, perché il virus poi resta. E quindi l'autoregolamentazione, lavarsi di più le mani, stare attenti a non frequentare luoghi, eccetera, troppo affollati, eccetera, potrebbe essere anche un comportamento, anche individuale, perché no, più sicuro. Il rischio economico, per forza di cose, deve essere sventato da interventi statali, non quelli, lo dico io, non lo dice Scalea, se mi permettete il termine, stitici di questo governo, ma reali. 200 miliardi la Spagna, 25 l'Italia, fate voi, insomma, fate voi la differenza. E invece, per quanto riguarda il modello Cina, cercare sempre più di rimpicciolirlo, di circoscriverlo per evitare rischi per la democrazia. E poi, ovviamente, assolutamente necessario un coordinamento internazionale. Questa è un po' la strategia delineata da Daniele Scalea, che lui ci approfondirà tra mezz'ora. Introduco, saluto e ringrazio Daniele Scalea, direttore del Centro Studi Machiavelli. Benvenuto, dottor Scalea, grazie per essere qui. E grazie a voi e buongiorno anche agli spettatori. Allora, sul sito del Centro Studi è apparso un suo studio, no? Sulla situazione coronavirus, nel quale vengono individuate responsabilità, problemi, conclusioni e poi anche però conclusioni ma anche risoluzioni. E dal punto di vista del comportamento, no? La soppressione, dal punto di vista economico, lei parla addirittura di rischio secondo mondo per l'Italia e poi anche un rischio democratico. Il modello Cina non è davvero il migliore. Allora le do la parola, professore, proprio per riassumere a beneficio dei nostri ascoltatori, questo studio che secondo me è molto molto interessante, e io la introdurrei così: la guerra al coronavirus sarà sicuramente lunga. Questo mi sembra che sia un punto di partenza. Prego, professore. Che purtroppo soluzioni non ho potuto scrivere tante. Ecco, quello che ho fatto più che altro è stato cercare di dare un quadro della situazione basandomi su riassunto di alcuni studi che sono usciti a livello internazionale, cercare di chiarire cosa ci attende, perché spesso non viene messo sufficientemente in risalto, ed ecco, giusto dare magari in conclusione qualche suggerimento, qualche spunto, quello sì. Allora, lo studio fondamentale che bisogna tenere presente è quello che è uscito pochi giorni fa in Gran Bretagna dall'Imperial College con un'importante squadra di studiosi e ricercatori. È stato uno studio che ha avuto un forte impatto anche nel determinare politiche, non solo a Londra ma anche a Parigi. E se ne sta parlando molto anche negli Stati Uniti, perché è uno studio che proprio confronta con modelli matematici le due
possibili strategie di risposta al coronavirus, la mitigazione e la soppressione, vale a dire la soppressione è quella che stiamo vivendo in Italia, quello che ha fatto la Cina, quindi cercare di contenere quanto più possibile, di ridurre quanto più possibile l'infezione. La mitigazione è quella che è stata ventilata in una prima fase da Boris Johnson e che diciamo qui in Italia è stata riportata in una maniera credo anche un po' pretestuosa e strumentale, come lasciamo morire chi deve morire, in realtà non era quello, ma è invece una strategia fondata sull'idea di concentrarsi sui settori più a rischio e di diciamo riuscire sia a contenere la curva ma con interventi meno drastici. E in questo studio si spiega che anche la mitigazione ha degli effetti, che appunto lì si stima una riduzione di 2/3 dei morti rispetto a quelli che ci sarebbero non facendo nulla, ma viene comunque indicata come una soluzione non ottimale e non preferibile a quella della soppressione dal punto di vista strettamente sanitario, perché comunque c'è poco da fare rispetto a questo virus che è in grado di infettare così tante persone e di mandare così tante persone nelle terapie intensive. I sistemi sanitari non sono in grado di reggere, il divario è così grande che anche pensando di riuscire a fare una grande mobilitazione per aumentare quelle che sono le risorse sanitarie in breve periodo, è quasi impossibile pensare che non ci sia poi un grosso aumento di mortalità dovuto proprio al sovraccarico dei sistemi sanitari. Purtroppo anche noi in Italia ne stiamo facendo una triste esperienza in alcune zone. E dal punto di vista sanitario invece la soppressione, quindi il tentativo di mantenere quanto più possibile bassa la curva epidemica, di cui si ha parlato ampiamente anche gli esperti che sentiamo ogni giorno in televisione, quindi è inutile ecco qui ricordi di cosa si tratta, e dal punto di vista sanitario più efficace. Il punto da considerare è questo: l'abbassamento della curva epidemica non significa il fatto che l'epidemia finisca, l'epidemia prosegue, anzi paradossalmente potrebbe anche proseguire di più, perché se non si sviluppa quell'immunità di gregge, su quale precisiamo non c'è la certezza assoluta che l'immunità di gregge, cioè un contagio della popolazione, diciamo tra il 50 e l'80% della popolazione, in teoria potrebbe far sì che l'immunizzazione di gran parte di questa popolazione porti alla fine dell'epidemia. Non c'è certezza, perché sappiamo che ci sono alcuni virus, pensiamo all'influenza comune, che purtroppo si ripresentano di anno in anno, e questo potrebbe anche essere bene il caso del coronavirus. Sicuramente però nella strategia di soppressione, tramite abbassamento della curva, non si può raggiungere questo tipo di immunità di gregge. Quindi qual è la fine della guerra al virus? Perché è lunga? Perché la fine purtroppo è prevedibile soltanto nel momento in cui si arriverà al vaccino. I tempi per il vaccino non sono brevi, perché anche annullando la burocrazia e così via, ci sono dei tempi medici di ricerca, di studio, di prova e poi anche di produzione del vaccino su ampia scala, perché parliamo di un vaccino che non servirà a una singola regione, è un vaccino che sarà immediatamente richiesto in tutto il mondo, da tutte le nazioni del mondo, e quindi possiamo capire anche quale sarà il fabbisogno lo stesso. I tempi sono stimati nello studio inglese che citavo prima, in almeno un anno e mezzo. Quindi qual è il problema invece con la soppressione? Sicuramente da un punto di vista sanitario ci garantisce dei risultati migliori, però dal punto di vista sociale, economico e politico ha delle ricadute molto pesanti. Quindi quello che commenti che facevo nell'articolo era appunto che bisogna riuscire a avere contezza del fatto che non stiamo andando verso una rapida risoluzione del problema, purtroppo stiamo soltanto cercando di frenare. Mi permetta di interromperla, professore, perché lei indica delle soluzioni, secondo me, comunque delle possibilità. Per esempio, lei ha individuato il rischio nel momento in cui ci diranno che le cose andranno meglio, perché verrà quel momento, no? Altrimenti viva la fine del mondo. Magari reagiremo in modo sconsiderato, saremo tutti in piazza, eccetera, eccetera. Ma lei ha indicato nella possibilità che si impari che ci insegni questa esperienza l'autoregolamentazione anche individuale. Per esempio, questo lei lo ha indicato come
come uno strumento, come un passaggio positivo, virtuoso, mi sembra. Beh, noi tutti in questa fase abbiamo imparato quantomeno a lavarci meglio le mani, che è uno dei fatti più naturali, una delle prime cose che ci vengono insegnate, però poi per quanto ci venisse spesso ripetuto nel corso degli anni, ma l'abbiamo sempre considerato poco importante, non ci si lavava le mani in una maniera efficace. Tutte le misure più semplici da tenere di distanziamento sociale, o ad esempio la pratica di indossare la mascherina. Ecco, noi pensiamo al come alcuni paesi asiatici in cui il virus è arrivato prima, che sono più vicini alla Cina, che hanno alte densità di popolazione, che diciamo si presterebbero molto a una rapida diffusione del virus, certo, non solo per quello, ma anche per delle pratiche sociali che lì sono radicate, un minore ricorso ai contatti fisici. Noi abbiamo spesso preso, prendiamo spesso in giro i turisti giapponesi perché li vediamo con le mascherine, invece sono delle pratiche che loro utilizzano comunemente, che sicuramente hanno avuto un impatto. Io non sono in grado di stimare quanto, ma presumo che un impatto l'abbiano avuto. Qui per lungo tempo si è detto che le mascherine erano inutili e che il tentativo di comprare le mascherine era totalmente inutile. Oggi invece si sta cambiando Difficile. potentemente versione e si sta dicendo che le mascherine sono ad esempio un utile ausilio per il contenimento dell'epidemia. Ecco, anche questa mi sembra utile. Professore, purtroppo il tempo vola. Volevo passare diciamo, al secondo, ci sono 3 punti, no? Quello che riguarda l'epidemia, poi le conseguenze sul piano economico e politico. Passerei a quello economico, il rischio di secondo mondo per l'Italia. Per quanto non sia pensabile procrastinarli sine die, gli interventi dello Stato sono necessari. Qui andiamo verso, ripeto, se si conferma uno scenario che viene proposto dagli studiosi e che comunque è altamente verosimile, nel senso che ormai tutti stanno prevedendo tempi lunghi nella strategia di risposta al virus e che potrebbero essere di un anno e mezzo più, è chiaro che il mantenimento di misure come quelle che stiamo vivendo in Italia, anche laddove evidentemente si dovranno a un certo punto rendere più lasche, magari anche addirittura temporaneamente rimuovere, ma questo purtroppo coinciderà anche con una fase di recrudescenza del virus e quindi avremo un lungo periodo in cui almeno periodicamente questo tipo di misure dovrà essere riproposto. È chiaro che l'impatto economico è enorme, senza dimenticarci che noi abbiamo un settore, prendiamo il turismo, un settore che con l'indotto viene stimato pesare al 13% del PIL, che quest'anno, penso almeno quest'anno, è totalmente azzerato, cioè il turismo avrà un peso sul PIL totalmente trascurabile. Ecco, già noi soltanto riuscire a recuperare rispetto a questo avremo delle enormi difficoltà. Pensiamo alle discese del PIL dopo la crisi del 2008, che ci sembrava a ragione una crisi molto grave, e adesso pensiamo a quelle che potrebbe essere la discesa del PIL nel 2020. Perché al turismo, ripeto, si sommeranno molte altre criticità, capiamo che siamo di fronte a una crisi economica, il cui unico precedente, diciamo il precedente più recente che possiamo trovare, è plausibilmente quella del 29, e forse rischiamo anche di andare, non voglio fare, ecco, l'uccello del malaugurio, ma il rischio anche di andare oltre. Tutto questo avverrà in un contesto in cui non saremo tra gli unici o tra i pochi ad essere in crisi, ma tutto avremo una recessione globale, quindi anche un contesto negativo da un punto di vista di una facile ripresa. Così come dopo il 29 ci fu un ruolo preponderante dello Stato per riuscire a rimettere in sesto l'economia, l'abbiamo rivista anche dopo il 2008, ma in una maniera diciamo più sfumata, più rivolta. Quella è una crisi essenzialmente finanziaria più rivolta a quello che era il sistema finanziario e il sistema bancario. Mi riesce difficile immaginare un modo per riuscire a riprendersi se non con un intervento molto deciso e molto oculato dello Stato. In Anche questo perché, professore, mi senso. sembra che rispetto al 2008 qui è a rischio davvero l'economia reale, non l'ha appena detto lei, nel Esatto. 2008 il quadro era finanziario, qui proprio il lavoro reale, l'economia reale, e qui è più difficile intervenire, ovviamente.
Cioè qui abbiamo proprio il problema di produzioni che si fermano, di fabbriche che chiudono, di negozi che non vendono. Non si può pensare semplicemente di rimettere in moto l'economia spingendo la gente a consumare di più. Se non ci sono i prodotti, se la gente non può uscire di casa, se i negozi sono chiusi, non si può consumare. Se questa cosa, come purtroppo sembra lo scenario, andrà avanti ancora a lungo, l'impatto sarà molto forte e quindi serviranno delle misure eccezionali. Su questo fronte diciamo che l'Europa può partire più svantaggiata, noi abbiamo delle grandi rigidità, abbiamo questa banca centrale che deve servire gli interessi di tanti paesi differenti che spesso hanno interessi differenti, sicuramente paesi come la Cina e gli Stati Uniti partiranno avvantaggiati nel riuscire a dare delle risposte molto importanti che sono necessarie a questa situazione davvero eccezionale. Ecco professore, per chiudere il quadro politico, il modello Cina è indicato con grande verve dal governo, non è il massimo della democrazia, della trasparenza, insomma rischiamo di perdere, se ne era parlato anche dopo l'11 settembre, lei è molto giovane, ma penso che si ricorderà l'11 settembre, però dico, adesso è ancora di più, più che mai, perdere delle libertà personali è un rischio che potrebbe che potremmo ricevere in eredità da questa crisi. È una situazione che stiamo già attualmente vivendo, noi di fatto adesso viviamo sotto molti aspetti come poteva vivere una persona in un vecchio regime dell'Europa dell'Est, ovviamente abbiamo ancora libertà di parola, i media in realtà si stanno molto autocensurando per riuscire diciamo a creare questo clima di unità nazionale che sicuramente è positivo. Sono delle misure, non mi si fraintenda, in questa fase assolutamente necessaria per rispondere all'emergenza, per riuscire a salvare delle vite. È chiaro che nei momenti in cui queste misure poi vanno a durare per mesi, nel momento in cui si rinviano le elezioni, perché si dovranno rinviare, che l'attività del Parlamento risulta molto ridotta, su questo c'è stato anche, come sappiamo, uno scontro tra la maggioranza e le opposizioni. Proprio per riuscire comunque a mantenere quel ruolo di sorveglianza e vigilanza del Parlamento deve poter avere sul governo, siamo di fronte a delle obiettive difficoltà. Il fatto che in questo contesto poi ci sia tutta l'esaltazione del modello cinese, abbiamo visto la macchina propagandistica dei 5 Stelle sul web scatenarsi per indicare nella Cina la grande salvatrice dell'Italia, come se l'epidemia non fosse partita dalla Cina e come se non ci fossero state delle evidenti negligenze e colpevolezze da parte del regime stesso nel favorire questa epidemia. Come se tra l'altro ci si dovesse fidare ciecamente, totalmente di quelli che sono i dati che vengono dalla Cina, il che è molto strano se consideriamo che quando esplosa l'epidemia qui in Italia, moltissime persone, anche nei media, hanno messo in dubbio che altri paesi, altre democrazie europee stessero in qualche modo tacendo quello che erano le reali dimensioni del contagio all'interno dei loro paesi. Non si capisce perché si sospetta che le democrazie stiano censurando la realtà all'interno dei loro paesi, invece un regime comunista come quello cinese direbbe tutta la verità. È vero che poi viene certificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non diversamente dall'ONU o altri, è un ente comunque molto politicizzato. Su questo si sono espressi vari analisti, notando che comunque la Cina ha un peso politico molto forte all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ad esempio da anni e anche in piena emergenza coronavirus sta escludendo Taiwan dalle risposte coordinate, una misura che evidentemente viene fatta per assecondare quelle che sono le volontà, le richieste del regime di Pechino, ma che assolutamente non sembra in linea con quelle che dovrebbe essere la priorità della salute di tutti gli esseri umani che invece questo tipo di organismo dovrebbe mantenere. Quindi ecco, il fatto che si indichi in una maniera così entusiasta, con anche Di Maio che davanti al parlamentare ha definito la Cina un alleato, può destare qualche preoccupazione. Siamo tutti d'accordo sulle critiche da fare ai nostri partner europei per come si sono comportati, anzi penso che nella nostra
diciamo, nel nostro ambiente queste critiche ci siano già da anni, laddove altri invece difendevano, però passare adesso da un padrone all'altro, scegliendosi come nuovo padrone la Cina, non penso che sia l'idea migliore e quella più incoraggiante in una fase in cui l'esecutivo chiaramente, anche a ragion veduta, sta dando una stretta fondamentale su quelle che sono comunque le libertà democratiche dei cittadini italiani. Professor Scalea, la devo stoppare. Allora, la devo anche ringraziare. Prima di salutarla, mi permetto di ricordare agli ascoltatori il sito molto interessante www.centromachiavelli.com. C'è un articolo, se avete l'occasione, avrei voluto parlare anche di quello, non c'è più spazio. Intanto andate a leggere, dove si parla di chi rischia l'accusa di epidemia colposa, che è un articolo che trovate proprio sul sito presieduto dal professor Scalea. Grazie ancora e a risentirci a presto. Grazie Scalea. A voi, a presto.